Spesso e volentieri quando si intraprende un nuovo percorso si è timorosi di fare delle domande fuori luogo, di fare delle domande scontate, di fare delle domande stupide. In realtà non deve essere così. Noi abbiamo ottenuto la fiducia dei cittadini per svolgere il nostro incarico, non possiamo pensare di dirgli che ci fidiamo di altri e quindi le domande non le facciamo, perché comunque sappiamo che chi ha dato delle risposte a qualcun altro è degna nostra fiducia e quindi noi dobbiamo assumerci pienamente la responsabilità dell'incarico e io penso che sia fondamentale proprio il coraggio che nasce dall'umiltà di dover imparare. E questa umiltà rende le nostre domande spesso ingombranti, spesso inaspettate, spesso talmente banali che non hanno una risposta. Io sono convinto che le amministrazioni devono essere consapevoli dell'estrema forza, efficacia che possono avere nel contrastare le mafie, gli interessi mafiosi e non solo la corruzione. E in particolare il corso di oggi vuole essere proprio la prova. In particolare uscire da una logica di difesa, noi difendiamo i nostri appalti dagli interessi criminali mafiosi e entrare in una logica d'attacco, noi contrastiamo il riciclaggio perché abbiamo la possibilità, la legge ce lo chiede, abbiamo l'accesso a dei dati sensibili ma estremamente utili e efficaci e possiamo nel nostro territorio garantire la libera e sana concorrenza di mercato tra aziende sane, contrastando efficacemente il riciclaggio.